situazione. Cioè, sempre San Pio X volle questo, noi dobbiamo essere cattolici integralmente. E questa era anche l'opera di Monsignor Benigni. Quindi anche lì naturalmente si trattava di combattere contro questo movimento democratico cristiano che assicurò il successo del modernismo. E adesso vi spiego perché. Il modernismo è poliedrico, ha mille facce. Ha mille facce. C'è un modernismo dogmatico, arriva a negare la divinità di Cristo, la dimostrabilità dell'esistenza di Dio. C'è un modernismo biblico, esegetico, allora tutta la Bibbia viene distrutta con la critica, c'è una critica giusta, c'è una critica invece sbagliata, e quella dei modernisti naturalmente era a prioristica, contro il sovrannaturale, quindi distruzione della storicità, dell'ispirazione della Bibbia. C'è un modernismo in tutti i campi, ma naturalmente il modernismo nella esegesi, il modernismo nella teologia, il modernismo, quello spaventava di più. Ah, come? Lì praticamente arrivano a negare che la Bibbia sia autentica, arrivano a negare che Gesù Cristo sia Dio. Allora questa è grossa. Allora San Pio X li condanna ed ecco la bugia. San Pio X ha estirpato il modernismo. Chi glielo diceva? Glielo diceva chi voleva che non continuasse la lotta contro il modernismo. Gli dicevano: la guerra è già finita, non c'è più nessuno che abbia il coraggio di dire che Gesù Cristo non è Dio, stia tranquillo Santo Padre, ha vinto. E San Pio X diceva loro: credete? Non è così, non è così. Allora il modernismo come ha fatto? Il modernismo si è nascosto, erano pronti a giurare di non essere quello che erano, e poi si è ritirato sulle questioni più opinabili, più discutibili, non più sul dogma, non più sulla divinità di Cristo, ma in materia di filosofia, perché la filosofia è questione di ragione, non è questione di fede. Allora sostituiamo alla filosofia tomista una filosofia moderna senza cambiare la fede, solo che se cambi lo strumento per riflettere sulla fede, cambi la fede. Ah no, 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 la fede rimane quella di prima, cambiamo la filosofia. Ecco per esempio Blondel. Oppure cambiare l'apologetica, che è una prassi, come facciamo a convertire le persone? Allora quella del sentimento e non quella delle prove con i miracoli, l'esistenza di Dio. Oppure cambiare la pastorale, la dottrina resta sempre uguale, ma nel nostro modo di approcciare la gente cambiamo. Oppure cambiare la pastorale con la gioventù. Oppure cambiamo che cosa? La liturgia, che è pratica. La liturgia è una cosa pratica, non è direttamente questione di fede, indirettamente. Allora se c'è un gesto in più, una genuflessione in meno, non è la fede che viene toccata. Ecco. E poi soprattutto il movimento sociale politico cattolico, la democrazia eccetera, allora i sindacati, tutte quelle cose lì. Il modernismo sociale permise la sopravvivenza del modernismo, la sopravvivenza del modernismo. I modernisti non potevano più dire Gesù Cristo non è Dio, la Bibbia è falsa, eccetera. Lo hanno ridetto 30 anni dopo, lo dicono adesso. Ma potevano però occuparsi di questioni apparentemente che erano del dominio della ragione, della filosofia, della politica, della prassi. Allora lì abbiamo ancora mano libera e la battaglia si è giocata lì. È per questo che Benigni, dopo che il modernismo più religioso, più speculativo, fu sconfitto per il momento, sapendo che la mala pianta esisteva sempre, incominciò, e San Pio X con lui, la battaglia su questi punti che sembrano secondari, ma non lo sono affatto. Come agiscono adesso i modernisti di oggi? In maniera molto più spudorata, perché comandano loro, ma anche facendo così. Vedete per esempio che incominciano a prendere questioni di ordine morale piuttosto che di ordine direttamente di fede, oppure nei rapporti tra Stato e Chiesa. Perché? Perché sono questioni non più discutibili, cioè che la Chiesa si è pronunciata di già, ma meno gravi, meno evidenti,
che per esempio la negazione dell'esistenza di Dio, della divinità di Gesù Cristo. Lì cercano di mettere solo il dubbio, procedono in maniera più guardinga. Naturalmente in tutte le questioni, allora per esempio il divorzio, ecco, non si può dire che il divorzio è lecito, però gli orientali scismatici hanno il divorzio, allora chissà che, visto che all'ecumenismo sono chiesa sorella anche loro, che non si possa scegliere la loro opzione, incominciando non dalla teoria ma dalla prassi, non sempre ma in un caso straordinario, ed è il loro modo di procedere. Naturalmente questo modo di procedere è da volpi, no? Loro vogliono andare molto più in là. Dopodiché dei due modernisti, uno fa il conservatore e dice no, non possiamo, e l'altro dice sì, dobbiamo andare avanti, sono cardinali tutti e due, e il loro capo non dice niente. Come mai? È perché è un gioco delle parti, come in commissariato, no? Il poliziotto buono e quello cattivo, il commissario li usa tutti e due, e sciocchi quelli che ci credono, evidentemente. Non bisogna credere né al poliziotto buono né a quello cattivo, spero che ci siano poliziotti insani. Comunque è evidente, no? Capito? E il metodo è sempre lo stesso. Allora, quando Benigni capì che il problema ormai si era spostato dalla critica biblica o dai dogmi, si era spostato a un livello più concreto, più basso, però ha capito che era lì che poteva sopravvivere il modernismo. E naturalmente lì ci fu lo scontro con il movimento in Francia di Marc Sangier, di Sion, e in Italia con la Democrazia Cristiana di Murri, e poi dopo di Sturzo. Questo fu uno scontro mortale anche lì. Marc Sangier, San Pio X lo condanna con l'enciclica sul Sion, lì Benigni ebbe il suo ruolo. Ebbene, Sangier che cosa fece? Mi sottometto. Dopodiché continuò a dire esattamente le stesse cose di prima, e io ho fatto una citazione del cardinal Verdier, arcivescovo di Parigi negli anni 30, dove diceva: tutto il bene nell'azione cattolica, politica, sociale della Chiesa viene da Marc Sangier. Cioè, chi era condannato da San Pio X all'inizio del Novecento come l'iniziatore di un movimento di apostasia, con una parolina mi sottometto, poteva essere riciclato e riverniciato come il miglior difensore della Chiesa in ambito politico. Vedete l'operazione? Lì si è giocata la sopravvivenza o la morte del modernismo. Sono sopravvissuti. Dopodiché negli anni 50 ecco che il fiume carsico è uscito di nuovo, allora sono tornati di nuovo a demolire e attaccare i fondamenti stessi della fede, sostituendo la fede col sentimento religioso, che è tipico del modernista. Il modernista è un agnostico che non crede neppure in Dio con certezza, è un agnostico che trova però un Dio nel suo cuore e nella sua coscienza. Questo è il credente modernista, che è poi l'esito del protestantesimo razionalista da un lato e sentimentalista dall'altro, soggettivista dall'altro, le due versioni del protestantesimo. Quindi, cari amici, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma siccome sono le 7 bisogna andare in trattoria o a casa, direi possiamo finire qui.